proseguiamo adesso parlando ancora di internazionalità con un tavolo dal titolo International Financing and Tax Credit. Io vi invito a salire sul palco Tonelli, responsabile dei crediti per l'Italia per Cofisinè, Antonio Maresi, responsabile desk audiovisivo di Unicredit, e Giuseppe Sottile, responsabile dell'area territoriale del Sud di Banca Etica. Benvenuti. Momento fotografie, giustamente. Con cui volevo iniziare un pochino con te, Barbara, se ci racconti intanto un pochino la vostra realtà di Cofisinè e naturalmente un po' il rapporto con le produzioni cinematografiche anche a livello internazionale, se ci fai un po' un quadro generale. Sì, allora intanto grazie per avermi invitato, perché è sempre interessante insomma scoprire, poi conoscere anche i colleghi italiani. Allora, Cofisinè è il più grosso istituto finanziario di media in Europa. Apparteniamo naturalmente a Natixis, che appartiene lei stessa al gruppo BPCE. Abbiamo finanziato nell'anno, tirato fuori giusto le cifre del 2022, ma siamo a più di 792 milioni di euro di finanziamento sulla produzione, di cui diciamo il 34% sono all'internazionale. Quindi logicamente abbiamo una conoscenza del settore internazionale abbastanza approfondita. Il nostro mestiere è quello, teoricamente, perché poi la tecnicità complica la cosa, è quello di accompagnare le società di produzione naturalmente con una conoscenza approfondita del mercato media, che sia sul cinema o sull'audiovisivo, per poter avere diciamo la disponibilità di liquidità e poter portare le produzioni a buon fine durante tutto il corso, dall'inizio alla fine, possiamo entrare in sviluppo come direttamente in produzione. In Francia naturalmente siamo a 360 gradi, quindi interveniamo in produzione, distribuzione, vendite internazionali, settore cinema, quindi costruzione cinema e anche settore tecnico, mentre invece all'internazionale lavoriamo più soltanto sulla produzione, perché è quello che conosciamo, cioè noi ci basiamo sopra sul know-how, esistiamo da 50 anni e abbiamo le equip che sono specifiche su questo. Bisogna capire, non siamo una banca, quindi non abbiamo prodotti bancari, abbiamo soltanto la parte di finanziamento proprio dei cash flow del cinema. Allora, come facciamo questi crediti? Praticamente si tratta di crediti che non ci basiamo naturalmente sulle fonti di copertura. Andiamo a coprire il cash flow che viene dato dal produttore, quindi c'è un controllo molto accurato sul cash flow, e andiamo a mobilizzare diciamo tutto quello che a piano finanziario può essere mobilizzato, naturalmente, perché come sapete ci sono alcune cose che non lo possono essere, ad esempio l'equity non lo si prende in considerazione, e facciamo dei crediti che possono essere, allora io mi occupo dell'Italia, quindi siamo oggi a più di 80 milioni sull'Italia, e possono essere crediti 100% Italia o coproduzione internazionale, quindi andare a fare il credito totale anche per il coproduttore internazionale o il coproduttore internazionale, o comunque assicurarci che all'estero ci sia la liquidità tale che non ci sia tensione di tesoreria per il produttore italiano in questo caso. Quindi le fonti possono essere varie, possono essere dall'MG internazionale alle fonti pubbliche, che siano le regioni, che siano gli aiuti, se li tipo per esempio del MIC, naturalmente i broadcaster nazionali e internazionali. Quindi l'importante è che il piano finanziario sia coperto. Naturalmente questo, adesso con i colleghi ne parleremo, c'è oggi una particolarità dell'Italia che è quella del tax credit, di cui ne parleremo dopo. E per l'animazione spesso ci succede anche di fare dei crediti export, nei quali naturalmente andiamo a mobilizzare le vendite internazionali. Questo naturalmente, allora, bisogna dirlo sinceramente, c'è un vero rapporto di fiducia che si crea tra noi e i clienti, quindi logicamente l'accessibilità al credito è complessa, perché l'accessibilità al credito viene fatta su due cose: uno, i piani finanziari naturalmente, ma anche sulla valutazione del rischio. E il mercato Italia oggi è un mercato particolarmente difficile per la valutazione del rischio, perché il rischio si valuta anche con le tempistiche, e quindi quando uno non
conosce bene le tempistiche di pagamento, ha difficoltà naturalmente ad andare questo rischio. Qua chiudo la parentesi, poi intanto me la riaprite, lo so. Quindi. Ci torniamo. Ecco, volevo un po' chiedere a te, Antonio, visto che di tutto l'impegno, no, che c'è nel lavoro sul cinema, se ci racconti un po' questo aspetto, anche poi in relazione al tema non solo del cinema, delle coproduzioni internazionali in generale. Buongiorno a tutti, è un vero piacere essere qui. Noi come Unicredit siamo una banca ovviamente con una vocazione internazionale e generalista. Diciamo che l'approccio come desk audiovisual è un approccio un po' diverso rispetto al modello Unicredit, che è un modello territoriale ovviamente. Quindi la scelta della banca è stata quella di andare su un settore che reputiamo abbia delle ampie potenzialità di sviluppo, in particolare per la region centro, per quella dove poi è radicato il nostro desk. Sostanzialmente l'industria del cinema è veramente un'industria, a nostro avviso, con un grosso potenziale. E il nostro approccio ovviamente è molto simile a quello che Barbara ha citato, vuole essere molto simile a quello che Barbara ha citato. Tra l'altro l'occasione del Giffoni è stata quella di conoscere finalmente anche Cofisine di persona, dare un volto ad un attore di questo settore che in qualche modo con il quale ci incrociamo. Perché da quando abbiamo cominciato questa attività come desk sostanzialmente incontriamo produttori, diciamo che noi come desk audiovisual copriamo un po' tutta la filiera, partendo dalla produzione, la post-produzione, la logistica e anche chiaramente la distribuzione e l'esercizio. Dicevo, incontrando i produttori in particolare, il nome, diciamo, il buon apporto che questa società, questo istituto ha dato fino ad oggi alla filiera è percepito. Il nostro approccio vuole essere un approccio sostanzialmente di collaborazione col settore, quindi andare a lavorare col produttore studiando, come diceva Barbara, il piano finanziario che deve essere già chiuso ovviamente, noi interveniamo per finanziare quelle che sono le fonti di copertura. È molto importante avere una previsione dei flussi di cassa per poter tarare sul picco di fabbisogno poi una linea di credito, diciamo, o rotativa oppure andando a catturare quelle che sono le fonti di rimborso un finanziamento. Ovviamente anche noi possiamo anticipare quelli che sono i ricavi del broadcaster, anticipare quelli che sono i contributi e poi c'è il tema del tax credit che in qualche modo deve essere poi in parte anche monetizzato. Questo è un po' il nostro approccio. Ovviamente sul discorso delle coproduzioni internazionali è un po' è molto importante avere anche visibilità su quella che è la parte del coproduttore, che può intervenire ovviamente o con un apporto vero e proprio finanziario piuttosto che magari offrendo una parte di elaborazione del progetto. Grazie. Giuseppe, volevo intanto chiederti un po' se ci spieghi come funziona il tax credit in generale, perché stiamo un po' entrando sempre più in questo argomento, e poi come ruolo anche di banca etica, un po' in questo sistema produttivo, quali sono un po' le attività principali. Sì, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sono convinto di parlare a persone, molte delle quali addette ai lavori, per cui andrò, diciamo, in maniera abbastanza rapida sul tema. Il tax credit è in italiano un credito di imposta, probabilmente molto meno famoso almeno da 2-3 anni del ben più famosi crediti di imposta sugli ecobonus, i cosiddetti ecobonus sono diventati ancora forse più famosi, ed è un credito di imposta che le imprese dell'industria dell'audiovisivo acquisiscono sulla base di una normativa. Se non erro è un credito che oscilla tra il 30 e il 40% sulla base dei costi calcolati su quelli che sono i costi di produzione di un prodotto audiovisivo. È un credito di imposta che è possibile anche, in gergo questo è chiamato tax credit interno.
c'è in gergo anche il cosiddetto tax credit esterno, che è quando soggetti diversi, anche perché è possibile questo, soggetti diversi da imprenditori dell'audiovisivo partecipino, quindi questo è partecipazione di rischio alla realizzazione di una produzione, e questo è possibile farlo anche per una banca. Lo dico perché lo abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto alcune esperienze di questo tipo. In questo caso è una vera e propria associazione in partecipazione, e il soggetto che coproduce, quindi che entra in produzione, acquisisce anche in parte un credito d'imposta sulla somma che a titolo di rischio mette all'interno di quella produzione. Il tax credit come credito d'imposta è diciamo destinato o a essere utilizzato per compensare i debiti che scaturiscono dalle produzioni nei confronti dell'erario, oppure anche per essere ceduto. Diciamo che nella relazione con noi, noi su questo abbiamo diciamo una tradizione non cinquantennale, ma molto minore, perché è una tradizione di poco meno di una decina d'anni, quando proprio sulla filiale di Napoli di Banca Etica, della quale all'epoca io ero direttore, abbiamo incontrato un produttore che ha fatto una vera e propria azione di empowerment verso di noi. Cioè, noi abbiamo imparato da lui cosa era quel mondo, e proprio dal basso abbiamo imparato a leggere i bilanci, abbiamo imparato a leggere i contratti, abbiamo imparato che cos'era e come si poteva ragionare sul tax credit. Poi abbiamo scalato all'interno della banca fino a mettere su un vero e proprio plafond, che normalmente a giugno è finito, e poi diciamo nella revisione dei budget, che diciamo negli ultimi anni soprattutto si fa, si rilancia per l'ultimo periodo dell'anno, viene ricostituito sulla possibilità di smobilizzare. Ora il tema, la difficoltà è che la cedibilità è legata e a valle della produzione, e quindi quando la produzione è finita, non è diciamo prima, anche se il produttore può utilizzare quel credito d'imposta per compensare i propri debiti, ma non può cederlo. E su questo noi stiamo lavorando per costruire dei prodotti dedicati diciamo in una logica di anticipazione di quello che potrà essere la cessione, l'acquisizione futura. Ovviamente questo significa costruire diciamo quello che noi facciamo quotidianamente, cioè costruire una relazione one to one basata molto sulla fiducia che noi abbiamo verso quel soggetto, e generare in questo modo la possibilità di come dire, di sviluppare e di aiutare lo sviluppo e la realizzazione della produzione. Ovviamente insieme al tax credit c'è anche il credito ordinario, e su questo, rispetto a quello che sentivo prima, dove in Italia i tempi di pagamento, per me che lavoro nel Mezzogiorno, diciamo il tema è ancora più sensibile. Il fatto che la nostra policy in generale ci consenta di arrivare nelle anticipazioni verso i contributi a 24 mesi aiuta molto diciamo, il fabbisogno a supportare il fabbisogno di queste realtà. Grazie. Barbara, torno da te per... A proposito anche di tax credit, per chiederti un po' anche il vostro lato un po' operativo, no, da questo punto di vista, allora, in Italia sì, soprattutto. Allora, il credito d'imposta, bisogna dire una cosa, il credito d'imposta italiano è una cosa particolare, nel senso che è l'unico credito d'imposta al mondo che non è monetario. Cioè io in Francia, in Germania, ovunque, in Grecia, vai, prendi a garanzia il credito d'imposta, lo Stato ti paga a te banca, quindi tu lo puoi anticipare, ok? Cosa succede? Il credito d'imposta italiano è una linea di compensazione, quindi tu puoi soltanto compensare gli oneri sociali del programma del film o quelli della società, fondamentalmente. Quindi, logicamente, essendo oggi a 40%, ed è uno strumento fantastico, lo dico per prima, cioè le coproduzioni con l'Italia, tutti vogliono venire a girare in Italia con questo 40% di tax credit, quindi c'è stato un aumento, insomma, dei dossier di coproduzione italiana incredibile.
Il problema è che questo 40% cosa fa? Siccome è obbligo sul piano finanziario, fa sì che il produttore ha già 40% di finanziamento lì. Però su questo 40% in realtà cosa va a fare? Va a compensare un 50% più o meno di oneri sociali quando va bene? Quindi tutto il resto cos'è? È una mancanza di liquidità sul piano finanziario, fondamentalmente, sul cash, sulla liquidità che loro hanno bisogno comunque di pagare questi costi, sul costo di fabbricazione reale. Quindi o lo si anticipa e gli si dà la liquidità per non mettere a rischio la delivery del film e del programma, o se no resta un buco. Quindi spesso le società cosa fanno? Devono anticipare loro quella parte, perché noi naturalmente se no non possiamo andare. Come abbiamo risolto negli ultimi anni? Negli ultimi anni abbiamo fatto delle alleanze con le banche italiane, quindi noi lavoriamo moltissimo con IFIS, adesso abbiamo fatto più operazioni con Credito Sportivo e adesso anche con Intesa, stiamo lavorando, forse con colleghi anche, con Banca Etica avevamo già in contatto, ho mandato vari clienti anche a Banca Etica. L'idea è quella che si fanno, o con i IFIS per esempio loro non preacquistano, quindi loro acquistano in istanza finale, quindi dobbiamo anticiparlo noi con poi una promessa di acquisto eccetera eccetera. Ad esempio Credito Sportivo ha addirittura anticipato. Due problemi maggiori, le finestre. Allora, 2022 i produttori hanno avuto una pubblicazione del tax credit talmente tardiva del 2021 che hanno potuto più o meno compensare tutte le proiezioni del 2022 con il tax credit residuo del 2021. Siccome il decreto pubblicato a dicembre 2022 è cambiato, tutte le produzioni del 2022 già girate che hanno potuto chiedere il tax credit alla fine 2022, ma che è stato deliberato fino a giugno 2023, praticamente nell'ultimo decreto ho avuto ancora dei produttori che l'hanno avuto a giugno, gli è stato caricato solo il 40%, okay? Il prossimo 60% sarà caricato, quindi adesso io sono un po' preoccupata per la situazione, perché effettivamente c'è una situazione di stallo dei produttori, perché a parte se hai un grosso gruppo dietro che ti dà il cash, fondamentalmente tu rimani senza la possibilità di compensare questi questioni sociali, quindi ti fa un gap ancora maggiore Quindi ammetto che c'è un momento di stallo, ho diversi produttori che sono obbligati a partire da settembre a spostare le produzioni perché non ci arriveranno se no, e soprattutto non si conoscono le regole, perché quindi anche per noi banche è difficile poter andare, cioè anche i miei colleghi italiani si stanno bloccando un po' perché non possono andare anche ad anticipare o a pensare di poter comprare un tax credit o di poter anticipare una parte su delle regole che non si conoscono. Quindi questa è un po' la situazione. Quindi io mi appoggio naturalmente alle banche italiane, ogni tanto su dei clienti che conosciamo benissimo possiamo andare ad anticipare un po' prendendo noi il rischio con loro, perché sappiamo che in un modo o nell'altro arrivano i finanziamenti, però effettivamente non conoscere le date di pubblicazione e soprattutto quest'anno motivi, logicamente con il cambio di governo logicamente non si poteva, ci sono state tante cose che hanno preso un rallentamento ed è normale, però il fatto che ci sono stati molti aiuti che hanno aperto, che siano regionali, che siano selettivi eccetera, che sono stati aperti un pochino più tardivamente, hanno fatto sì che hanno creato delle tensioni di tesoreria importanti. Quindi noi diciamo che siamo comunque obbligati ad appoggiarci ai nostri colleghi italiani. Per noi, devo essere sincera, con le banche italiane lavoriamo benissimo e siamo veramente dei partner, loro stessi si appoggiano a noi perché soprattutto sulla coproduzione internazionale hanno bisogno non soltanto dell'expertise direi, ma della possibilità insomma di essere sicuri che il cash flow sia coperto all'estero ci sia data la liquidità in modo, perché l'idea è proprio quella di non sia messa in pericolo la delivery, perché se la delivery non viene fatta, i pagamenti non arrivano, cioè tutti quanti dal broadcaster all'image, anche sulle distribuzioni internazionali, per esempio, perché il film deve uscire, se parliamo di cinema, deve uscire in tutti i paesi. Quindi ci sono una serie di cose che per forza siamo obbligati a lavorare insieme. Grazie mille. Guarda, iniziamo un pochino a parlare in questi vostri ultimi due interventi anche un po' di futuro, no? Di quali potrebbero essere anche un po' le strade per crescere dei nostri produttori e anche un po' delle nuove professionalità magari in ambito cinematografico.
solo una coda su quello che diceva Barbara, il tax credit, tanto per fare una battuta, è diventato come una serie per noi bancari in qualche modo, è una serie di Netflix che sai che è iniziata, non sai se finisce, perché io quando con mia moglie inizio a vedere una serie, dice che vediamo, iniziamo a vedere questa, dice ma questa poi l'hanno finita, perché se non finisce chiaramente uno poi è preoccupato, però confermo il fatto che secondo me una collaborazione di sistema in qualche modo può aiutare. Anche per creare una serie come questa, magari la proponiamo. Eccolo qua, mette paura. Allora, diciamo che per tornare alla tua domanda, fondamentalmente il tema della crescita secondo me parte dal prodotto, no? Cioè io penso che le società di produzione italiana, ma anche i broadcaster che operano in Italia, hanno bisogno di un prodotto sempre più di qualità e un prodotto internazionale, anche perché diciamo che tra le fonti di copertura del film o della serie, se noi ci mettiamo dei ricavi internazionali, che poi magari tanto più se il produttore è bravo e riesce a mantenersi dei diritti, in qualche modo amplificano quelli che sono i margini di guadagno anche in una chiave prospettiva, avere una library che in qualche modo continua a produrre, no, sulle piattaforme piuttosto che poi anche su canali esteri, in qualche modo rafforza il valore della società. Questa crescita passa secondo me prima di tutto attraverso il prodotto, dopodiché diciamo che i mezzi finanziari si possono reperire o attraverso il discorso anche dell'attività che noi facciamo, è anche di diversificazione del debito, quindi anche delle fonti alternative di finanziamento. Abbiamo emesso dei mini bond, dei basket bond, attraverso delle operazioni sicuramente di crescita per linea esterna, quindi magari anche l'M&A, ma la cosa più semplice, se vogliamo anche più efficace, è quella delle coproduzioni. Quindi le coproduzioni internazionali danno la possibilità al produttore di sviluppare dei budget più importanti e quindi di creare dei prodotti che poi in qualche modo possano competere a livello europeo e perché no anche a livello mondiale. Grazie. E un'altra cosa è il discorso della crescita delle competenze del settore, ci sta molto a cuore, perché come veniva enunciato nel corso degli interventi di introduzione, sostanzialmente questo è un settore che ha una piena occupazione. Cinecittà c'ha anche degli strumenti molto importanti, c'ha Volume che, mi spiegava mio figlio, consente di creare in un teatro praticamente qualsiasi scenografia, e 1899, che è una serie che abbiamo visto su Netflix, sostanzialmente la parte quella della nave è tutta girata con Volume, abbiamo visto, e quindi c'è una necessità di formazione di competenze, e noi come banca siamo molto attenti anche a questo, quindi cerchiamo anche di in qualche modo sostenere delle iniziative di formazione. A volte ce lo dimentichiamo un po' che Volume ci possa essere in questa industria, no? In Italia mi fa molto piacere, lo stiamo state rimarcando in tanti, perché mi sembra un messaggio importante da dare, essendo quello che... Ma anche secondo me a livello sistemico, se uno pensa soltanto all'effetto, poi vengo qua a raccontarlo a voi che sicuramente lo sapete meglio di me, ma l'effetto che ha sul turismo, anche sul food and beverage, perché comunque le serie televisive italiane in qualche modo rappresentano uno spot secondo me per il nostro paese. Prima sentivo parlare del discorso della lingua italiana, in realtà in America per esempio a New York c'è una cultura proprio della lingua italiana, l'italiano è molto considerato come lingua, quindi un po' per la presenza nostra che siamo un po' in tutto il mondo, ma anche perché l'italianità piace nel mondo, quindi penso che questo settore veramente può essere un settore trainante per il nostro paese. Ti ringrazio. Giuseppe, volevo chiederti un po' due cose in chiusura del nostro panel. Intanto, magari quali sono dei consigli da dare a nuovi produttori, dato che anche questo è un tema molto importante per il nostro festival, e qual è un po' il messaggio, poi come seconda cosa di Banca Etica, agli imprenditori del settore del cinema per ragazzi soprattutto. Sì, allora, mi sembra che proprio stamattina la Presidente di Film Commission Campania citava una ricerca, credo proprio di Unicredit, una recente ricerca che
riportava la prospettiva di sviluppo di nuova occupazione per 50.000 unità nei prossimi anni in questo settore, e rimarcava anche il fatto che le statistiche dicono che c'è una capacità di marginalità di questo settore molto significativa. Questi sono fatti concreti che ovviamente sono prospettici, ma che sono figli di quello che sta accadendo, di quello che accade, che sicuramente sono la misura e la cifra quindi di quello che può essere l'interesse che persone giovani possano trovare in questo settore. Anch'io cito mio figlio, che è laureando tra non molto in ingegneria informatica e sta covando l'idea di fare la magistrale. Mi ha detto che c'è una laurea magistrale a Torino sul cinema. E che, essendo un molto sulle nuove tecnologie, il digitale, esattamente, speciali, essendo, diciamo, dire appassionato e poco di cinema, passione che peraltro ha sviluppato esattamente qui facendo il giurato per diversi anni da quando era piccolino così, ogni tanto mi spiega, vediamo insieme qualche film e mi spiega quello che è apparentemente inspiegabile di alcune scene. Revenant è quella, diciamo, la scena della lotta su Revenant è quella tipica. Allora, non voglio essere però in controtendenza, al tempo stesso una cosa la voglio dire. A mio avviso e a nostro avviso, la possibilità di sviluppare una professionalità e quindi dei risultati in qualsiasi settore è legata a una condizione abilitante fondamentale, la capacità di pensarsi in maniera progettuale. E all'interno del pensarsi in maniera progettuale, non significa tutto razionalità, significa l'elemento determinante, a nostro avviso, è la passione. Per cui, al di là delle opportunità di lavoro che sicuramente ci sono e ci saranno, al di là di quelle che sono le prospettive anche di tipo di marginalità, noi crediamo molto che in questo settore debba candidarsi a lavorare chi ha qualcosa da spendere in termini di passione, perché questo sicuramente può determinare il fare la differenza per sé, il fare la differenza per la qualità delle produzioni che si potranno mettere in campo. Sicuramente, e chiudo, c'è un tema di accesso al credito per le new entry, diciamo, dal punto di vista delle imprese, però ecco, quando c'è quella leva che è immateriale della passione, noi nella nostra esperienza in tutti i settori, anche in questo, non abbiamo mai avuto difficoltà a cimentarci insieme nel dare risposte. Grazie mille, ringrazio moltissimo Barbara Tonelli, Antonio Marese e Giuseppe Cristile per questa parte interessantissima della nostra mattinata. Grazie anche di essere stati perfetti nei tempi. Impeccabile. Grazie.